1960, e qui dobbiamo sempre ringraziare Padre Agostino da San Marco in Lamis, che ha fatto un lavoro straordinario, ci ha raccontato giorno per giorno in vari anni della vita di Padre Pio, anche le sue espressioni, anche quanto com'era la sua faccia, il suo viso ad una battuta o ad un racconto. Ad esempio, in questa giornata Padre Agostino racconta un fatto a Padre Pio. Ecco, scrive: riferisco a Padre Pio quanto mi dissero tempo fa Padre Clemente da Postiglione, della provincia di Salerno, dei frati minori cappuccini, e Padre Mariano Palladino. L'anno scorso, a Loreto, mentre Padre Emidio, cioè un frate della provincia delle Marche, sempre frate cappuccino, esorcizzava un ossesso, questi disse: ormai contro di lui, ovvero contro Padre Pio, non possiamo più nulla, ma contro la sua opera, ovvero la Casa Sollievo della Sofferenza, siamo organizzati bene. Padre Pio, alla metà dell'espressione diabolica, disse: ormai contro di lui non possiamo fare più nulla, disse: meno male. All'altra espressione, invece, contro la sua opera, siamo organizzati bene, rimase un po' pensieroso. Infatti, Padre Pio, scrive Padre Agostino riprendendo il suo diario, soffre molto per la clinica, perché sembra che le cose non vadano bene. L'opera della carità non è servita e amata come si deve.